Sulle note di Roar, il ruggito dell'Avellino, i lupi sbancano il Rigamonti. 2-0 apre Galabinov, chiude Castaldo. L'Avellino vince una partita con il piglio della grande squadra. Sul cielo del Rigamonti non volano le rondinelle di Bergodi, ma l'Avellino di Massimo Rastelli. 24 punti, secondo posto in classifica in condominio con Palermo ed Empoli, a solo due lunghezze dalla capolista Lanciano. Benvenuti alla prima puntata di un lunedì da Lupi, il nostro appuntamento settimanale interamente dedicato all'Avellino. Da stasera dunque si parla di Avellino, si parla per un'ora di Avellino, speriamo di darvi tanta qualità, oltre naturalmente immagini, analisi e opinioni degli addetti ai lavori più autorevoli. Inizio subito con il presentare la mia compagna di viaggio in questa trasmissione, Maria Stanco. Ciao Maria. Buonasera a tutti, buonasera. Con Maria navigheremo tra i siti specializzati alla ricerca di notizie sull'Avellino, ma anche insomma sulle altre squadre di questo campionato di Serie B. E poi ricordo che abbiamo una pagina Facebook, Un Lunedì da Lupi, dove potete interagire con noi, con lo studio, lasciare considerazioni, commenti e anche domande, le domande più intriganti, i messaggi più significativi saranno poi girati in studio da Maria ai nostri ospiti. Ospiti di stasera che sono ospite fisso di questo nostro format Un Lunedì da Lupi, da qui a tutte le puntate avremo la competenza con noi di Gigi Molino. Ciao Gigi. No, buonasera a tutti. E stasera in nostra compagnia anche il general manager Bruno Iovino. Buonasera, buonasera direttore. Buonasera a voi. Allora io inizierei, prima di risultati, classifiche, highlights della partita del Rigamonti, con le prime considerazioni del nostro studio. Gigi, inizio da te. Io dicevo, un Avellino che ha vinto una partita con il piglio della grande squadra, senza mai soffrire, sempre ordinati, grande prova del reparto arretrato, poi più tardi vedremo anche le pagelle, le commenteremo insieme. Brescia di fatto mai pericolosa, è una squadra che si è subito ripresa dal KO con il Palermo, già un lontanissimo ricordo. Sì, grandissima vittoria da parte dell'Avellino, secondo me ha dato un segnale anche importante al campionato, nel senso che secondo me non si può considerare più una rivelazione, ma secondo me è una squadra da una gran bella squadra che secondo me in questo campionato può dire molto. Sì, si è ripresa subito dal KO di Palermo, ma da come poi vedremo dalle immagini sicuramente tutto un altro Avellino come atteggiamento, come cattiveria, come compattezza. Questo ha fatto sì che poi l'Avellino potesse sbloccare il risultato e fare la partita che poi ha fatto. Direttore, ancora una volta la mano di mister Rastelli in questa vittoria in cui spicca, mi sento di dire, la grande prestazione di Ciccio Millesi, rispolverato dal primo minuto dopo un po' di tempo trascorso in naftalina. C'è anche la sua tecnica, la sua classe, la sua fantasia in questa vittoria. Beh, è una partita che ha dato un risveglio, credo, incredibile dopo la prestazione un po' opaca, quella vista contro il Palermo. Si è rivisto un Avellino, un grande spessore, una grande determinazione. Millesi, mi sembra che già domenica scorsa si stava riscaldando, era nei programmi già tecnici per farlo entrare, poi ha modificato un attimo l'assetto tecnico, però mi pare che il suo innesto a Brescia sia stato di una grande una determinazione, soprattutto sul piano tecnico, che ha dato dei frutti, credo i migliori frutti sono stati raccolti, quindi mi pare una grossa soddisfazione. Un raggiungimento di 24 punti non mi pare da poco, una neopromossa che sta dando una certa qualità, una certa quantità, e mi pare che sta dando anche della visione che ci siamo, e mi pare che ci siamo anche in una condizione molto 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 bene, molto perfetta, per cui è giusto mantenere i piedi per terra per un tempo, un discorso, essendo una neopromossa, per quanto riguarda la salvezza, la permanenza della categoria, ma però stando alla situazione tale mi pare che ci possiamo sperare in qualcosa di più, sperando che si mantenga questa marcia, perché
è una marcia che 24 punti, crede che se si va avanti così noi possiamo benissimamente chiudere a 35-36 punti il girone di andata, quindi non è una marcia da poco. La famosa soglia di 50 punti, no? Qui fa sempre riferimento Rastelli nella sua ottica salvezza. Va bene, è una politica giusta, tranquilla, assolutamente, anzi, come ripeto, come prima esperienza con 7-8 undicesimi dell'anno scorso che sta dando una certa qualità alla squadra, giustamente predica, perché poi possiamo anche avere, possiamo, sicuramente ci saranno anche dei motivi, dei momenti meno felici di questi, per cui anche con i tre punti si può prendere qualche caduta e quindi le cose possono rimanere come stanno, però mi pare che oggi non possiamo nasconderci dietro una realtà che è una realtà che ci dà un certo coraggio, una forza, una certa forza, per cui credo che siamo quantomeno sul lato sinistro della classifica. Va bene, vediamo allora risultati e classifica dopo il 13° turno di Serie B, se dalla regia è pronta la grafica. Iniziamo con il quadro delle partite della 13° giornata. Ancora un istante dalla regia, ecco qui le partite. Allora, venerdì c'è stato l'anticipo, lo Spezia ha battuto il Cesena 2-1, poi il resto del programma: sabato Bari Varese 2-1, Brescia Avellino 0-2, il Crotone Corsaro a Carpi 2-1, così come il Pescara Cittadella 1-0, 1-1 tra Juve Stabia e Modena, continua a non vincere, continua ad essere ultima la Juve Stabia di Braglia, Novara Latina 2-2, Palermo Trapani 3-0, Regina Padova 2-1, Virtus Lanciano Siena 1-1, chiude il programma stasera Ternana Empoli alle 20:30. Vediamo anche la classifica, la 13° giornata. Eccola qui, Virtus Lanciano a 26, poi come dicevamo Empoli, Palermo ed Avellino 24, l'Empoli una partita in meno, il Crotone a 23, altra grande rivelazione di questo campionato, Cesena 22, Spezia 20, Modena 19, Varese e Latina 17, il Pescara sta risalendo a 15, a 14 abbiamo Carpi, Siena, Brescia e Cittadella, 13 il Bari con il Novara, 12 Trapani e Regina, 11 la Ternana, 10 il Padova, 7 la Juve Stabia, dicevamo Empoli, Ternana, anche Padova e Carpi, una partita in meno e poi in grafica ricordate anche le penalizzazioni di Siena e Bari. Prima Gigi, poi al direttore chiedo un'impressione generale su questo turno di campionato di Serie B. Ma sicuramente vediamo anche un attimo i risultati. Il Crotone ha fatto una grande vittoria a Carpi, ma credo che insieme all'Avellino e all'Lanciano siano le rivelazioni di questo inizio di campionato. C'è stata questa sterzata della Regina dopo una settimana di ritiro da parte della squadra, poi vabbè, c'è stata la vittoria del Pescara Cittadella che ci poteva stare. La sconfitta del Cesena anche alla Spezia ci può stare, perché Spezia è veramente una squadra costruita, secondo me, per puntare anche playoff. Poi un pareggio fra Novara e Latina, l'ennesimo pareggio casalingo della Juve Stabia alla fine, dove credo che abbia anche disputato un'ottima partita, però hanno fatto il solito errore difensivo che gli è costato questo pari casalingo. Poi sulla Juve Stabia insomma andremo più approfonditamente più avanti, perché sarà il prossimo avversario dell'Avellino. Abbiamo la possibilità di vedere anche gli highlights di Juve Stabia a Modena. Nella seconda parte della trasmissione approfondiremo il capitolo sulle Vespe di Braglia. Direttore, che idea si è fatto finora di questo campionato di Serie B? Valori inespressi, squadre rivelazione, è davvero così fino alla fine? Sarà davvero così fino alla fine? Oppure insomma squadre come Novara, Ternana, lo stesso Pescara risaliranno alla classifica? Beh, diciamo che al momento c'è più qualche delusione, perché non c'è una vera leader in questo momento. Qui siamo in un gruppo di 24-26 punti, ma siamo 1-2 punti in più, 2 punti in meno. C'è qualche, io ritengo che il Palermo visto, il Palermo costruito, sia una squadra favorita sotto tutti i punti di vista. C'è questo Siena che quantomeno doveva dare qualcosa in più, è vero che ha 4-5 punti di penalità, 5, sì, per cui riesce, però non la vedo proprio questa gran, cioè almeno al momento, squadra grande leader. La Ternana come il Novara devono essere un po', diciamo, le rilevazioni di questo campionato, ma al momento mi pare che c'è il Crotone e lo stesso Pescara che a luglio-agosto si parlava di questa grande impresa, ma al momento non,
non è quello che tutti si aspettavano. Poi c'è la delusione grossa, il Padova, che non è una squadra costruita per stare al penultimo posto, è una squadra che quindi però sta là e quindi ne prendiamo il Novara. L'anno scorso ha fatto i play-off, quindi, ma c'è tutto da vedere, secondo me, non è ancora chiara la posizione, anche se i campionati, per l'amoci chiaro, verso febbraio-marzo incominciano a dare una vera visione, con l'innesto poi di gennaio, calciomercato, il mese di riposo, quindi probabilmente più di qualcuno farà delle modifiche e lì poi la seconda fase del girone di andata, lì avremo effettivamente, con questo fatto che quest'anno hanno modificato anche i playoff, perché quest'anno i playoff sono addirittura 8 squadre, quindi voglio dire avremo una visione, una forbice molto più larga, e quindi anche questo potrebbe essere una riserva, tra virgolette, che poi basta che queste due partite possano fare cose grandi e quindi si trovano in un meccanismo che, ma diciamo, sarebbe anche un'ipotesi, ma la realtà è che con l'allargamento dei playoff quindi qualcuno si possa inserire nel secondo periodo. Va bene, trasferiamoci allora al Rigamonti, sono pronte le immagini, gli highlights della partita di sabato. Li aspettiamo dalla regia, ecco qui, giornata uggiosa, tipicamente autunnale al Rigamonti di Brescia. La schermata ricorda il risultato finale fin dall'inizio, 2-0 le firme di Castaldo, di Galabinov e Castaldo, le squadre che entrano in campo, naturalmente piena la curva del Brescia, ma nutrita anche la rappresentanza di tifosi dell'Avellino, eccoli qui, naturalmente dal nord Italia, ma anche circa un centinaio di tifosi sono arrivati da Irpinia e da Avellino. Avellino comincia subito benissimo, pronti via, e c'è subito un pericolo portato alla porta di Cragno con l'iniziativa di Soncini. Vedete la verticalizzazione, trovata la profondità per Soncini, il suo diagonale col mancino, la bella risposta di Cragno a mettere in calcio d'angolo, il rammarico di Soncini, bella la risposta di Cragno che si allunga e mette in angolo. Poi la risposta del Brescia con questa azione di contropiede, si sviluppa sulla destra il diagonale di Oduamadi, pallone alto rispetto ai legni di Seculin, ancora i padroni di casa, manovra armoniosa con questo tiro a giro di Saba, il trequartista, che si spegne però anche questo alto sulla traversa. E poi il vantaggio dell'Avellino, il piede educatissimo di Millesi trova al centro dell'area di rigore Galabinov, lo stacco vincente dell'ariete bulgaro che anticipa tutti di testa e mette alle spalle di Cragno per l'1-0, la gioia di Galabinov abbracciato dai compagni, la riproposizione con il bel cross di Ciccio Millesi, la girata di testa con la nuca quasi, Galabinov a battere Cragno sul secondo palo. Prova subito a replicare il Brescia con questa iniziativa che si sviluppa da destra, poi cambio di gioco a sinistra, va alla conclusione Budel, pallone che però finisce alto ancora sulla traversa, l'ex centrocampista anche del Cagliari, capitano del Brescia, Budel, Luca Budel, eccola qui la sua conclusione alta sulla traversa. Poi fischio d'inizio della seconda frazione, i pensieri sulla panchina del Brescia di Cristiano Bergodi. Nei primi minuti ha subito l'occasionissima il Brescia per il pareggio con l'ex di Cesare, la sua conclusione, qui si fa trovare prontissimo con il corpo Seculin nell'unica vera parata della sua partita su di Cesare, l'ex, il difensore del Brescia, conclusione centrale forte, bravo Seculin a respingerla. Poi è Davide Zappacosta, salta due avversari, apre a sinistra per Millesi, una via di mezzo quella del capitano tra un tiro e un cross, pallone che finisce alto, si dispera Millesi per questa soluzione balistica andata male. Poi qui l'altra grande svolta della partita con l'espulsione per fallo da ultimo uomo di Benali, centrocampista del Brescia, espulsione indiscutibile, infatti non protesta neanche Benali, fallo da ultimo uomo nettissimo su Schiavon. E allora Brescia in 10 per la parte finale della partita, sul calcio di punizione susseguente sempre di Schiavon, traiettoria deviata in calcio d'angolo. Sugli sviluppi del corner ancora la battuta di Schiavon respinta, poi è Millesi a provarci, senza però fortuna, il suo tiro va altissimo rispetto ai legni di Cragno. Ancora inquadratura meritata per Millesi, poi a 10 dalla fine la sostituzione che alla fine si rivelerà decisiva, Castaldo al posto di Galabinov, una staffetta anche nei gol tra i due, perché dopo questa girata di Oduamadi abbondantemente al lato arriva il contropiede letale di Gigi Castaldo
se ne beve tre praticamente Castaldo, qui rientra e poi con il destro c'è anche una leggera deviazione sul suo tiro che inganna Cragno per il 2-0 dell'Avellino. Sotto la curva avellinese a raccogliere l'abbraccio e la gioia dei tifosi, Castaldo si sblocca, torna al gol, non segnava dal match con la Ternana in casa alla terza giornata, il fischio finale di Borriello, abbracci tra Castaldo e Arini e poi tutti a gioire sotto la curva. Allora, dicevamo, grande partita dell'Avellino, abbiamo visto anche dagli highlights una prova di grande autorità, Gigi. Sì, da come testimoniano le immagini, l'Avellino ha fatto la partita, ha sempre tenuto in pugno. Veramente complimenti, perché non era una partita in un campo facile, quindi credo che abbiano comandato sempre la partita. Abbiamo trovato il gol con Galabinov, poi era un po' sotto controllo la partita, quindi veramente una grande vittoria, un grande segnale al campionato che l'Avellino secondo me c'è e può dire la sua in questo campionato. Addirittura il Brescia era insomma abbastanza in emergenza, lo era anche l'Avellino, gli mancava soprattutto l'Airone Caracciolo lì al centro dell'attacco, un'assenza che si è fatta inevitabilmente sentire, però grandissima prova del reparto arretrato. Izzo, Peccarisi e Pisacane non hanno mollato mai una volta la presa, hanno raccolto, hanno fatto loro tutti i palloni alti, soprattutto Peccarisi, li ha catturati tutti. Beh, è una grande prova, la squadra c'è, è inutile girarci intorno, però bisogna anche dire che il Brescia ce ne manca più di qualcuno. Sulle deluse, se vogliamo, del campionato c'è anche il Brescia, che non mi pare che sia il, pare che è cambiato il terzo allenatore. Quindi, sì, c'è stato un interregno di Maiveri giusto però, una giornata, poi il passaggio però, da Giampaolo quindi, a Bergodi. Cambiare già tre allenatori in un certo in una prima fase del torneo già mi pare che la situazione non sia così limpida. È una squadra che noi, cioè voglio dire, gli addetti ai lavori si aspettavano molto molto di più, non sta dando quello che tutti si aspettavano, anche se tra qualche squalificata, tra qualche infortunio ha giocato con qualche giocatore titolare in meno, però non mi pare che il resto abbia fatto sta grande partita, quindi onore e merito all'Avellino. Maria, vogliamo vedere un po' dai siti, magari diamo un attimo conto delle parole di Rastelli nel dopogara del Rigamonti. Comincio innanzitutto, Angelo, col farvi vedere la nostra pagina Facebook, l'hai annunciato tu in avvio, questo sarà uno strumento importante per i nostri telespettatori, per interagire con i nostri ospiti in studio e con te naturalmente. Sulle ali dell'entusiasmo della vittoria di ieri già abbiamo avuto molti riscontri sulla nostra pagina, naturalmente attendiamo messaggi, questo vuole essere anche un forum per aprire delle discussioni ed avere anche delle indicazioni dai tifosi, qualcosa è già arrivato, vi ricordo lunedì da Lupi, lo troverete su Facebook. Adesso ci spostiamo, come annunciavi tu, un po' sui siti, naturalmente questo spazio servirà anche a darvi conto di quanto dei commenti che arrivano anche dal mondo giornalistico sui match dell'Avellino. Massimo Rastelli naturalmente si dimostra soddisfatto della prestazione dei suoi e dà anche molti spunti, alcuni li avete già anticipati. Naturalmente parla di Capitan Millesi, fermo da qualche tempo, che ieri ha offerto una grande prestazione. Voi sapete quanta stima ho per il nostro capitano, riporto le parole di Massimo Rastelli, penso che oggi sia stato il migliore in campo per la sua grandissima dedizione, magari poi approfonditamente ne parleremo dopo, analizzeremo proprio la sua prestazione. Inoltre, naturalmente Rastelli non manca di fare i complimenti al Brescia, come voi avete ampiamente ricordato prima, anche la squadra avversaria è in emergenza, per cui fa i complimenti agli avversari. Ammette allo stesso modo che l'Avellino è stato bravissimo a chiudere la squadra e a non dare loro troppa profondità. E rivela anche un piccolo retroscena, Angelo, magari dopo ne potrete parlare. Dice che in settimana la partita era stata preparata in modo diverso, ma che, viste le assenze degli avversari, poi ci si è adattati a giocare in maniera differente. Questo dimostra anche la versatilità della squadra di Rastelli. In conclusione, un altro elemento che voi avete già sottolineato, Rastelli dice che ci si gode questa vittoria, ma con la consapevolezza di essere ancora a metà del lavoro. Poi, lo sapete, aggiungo,
aggiunge il tecnico, io guardo sempre la quart'ultima dov'è, quindi lascia con queste parole. E questo l'abbiamo detto prima, insomma, il primo obiettivo, la salvezza, i 50 punti, poi pensiamo al resto. Gigi, mi sembrava interessante questo spunto sulla partita preparata diversamente in settimana, evidentemente forse il riferimento era la presenza o meno in dubbio fino all'ultimo di Caracciolo, poteva quel fattore, diciamo, incidere in un verso o nell'altro nella preparazione della partita. Chiedo a te, si pensava inizialmente che ci fosse anche un po' di pretattica da parte del Brescia su questa presenza in dubbio di Caracciolo, poi alla fine non c'è stato, però conoscendo anche Rastelli, conoscendo la sua maniacalità con cui prepara le partite, quale poteva essere l'altro tipo di partita preparata dal tecnico biancoverde? Ma sicuramente avere molta più attenzione sulle seconde palle, perché avendo una grande stazza Caracciolo potevano cercare anche la palla lunga, le spizzate e poi gli inserimenti degli esterni. Poi il fatto che il Brescia non ha potuto schierare Caracciolo, è normale che hanno cercato più fraseggi per terra, però poi dalle immagini non mi è sembrato poi che il Brescia abbia avuto questa fluidità di manovra. Credo che non abbia assolutamente giocato, ma questo va dato merito all'Avellino, che veramente ha chiuso un po' tutti gli spazi, compatta, è ripartita e poi quando ha potuto ha fatto anche male. Quindi se Rastella ha detto così, evidentemente le ha preparato anche una gara con Caracciolo in campo. Voglio tornare anche su di te, su questo ritorno di Capitan Millesi. È anche un po' emblematica la sua grande partita di sabato, perché è la testimonianza di come in questo gruppo, già dall'anno scorso, tutti sono indispensabili, tutti sono necessari e chiunque venga chiamato in causa, anche per uno spezzone di partita, per una sola partita, risponde sempre in maniera eccellente. Non ci sono mai, come dire, mugugni negli spogliatoi, tutti sono al servizio di questa squadra. Anche i senatori, lo stesso Millesi, Biancolino, nessuno diciamo fa storie, passami questa espressione, e quando vengono chiamati in causa da Rastelli si fanno trovare sempre prontissimi. Su quella corsia destra, insomma, la sua pulizia di calcio, il suo piede educatissimo mi sembrava quanto mai indispensabile in una partita come quella di sabato. Poi è chiaro che Millesi non può assicurare una continuità di campionato, prestazioni di questo livello per tutto un campionato, e quindi ben vengano i ricambi che l'Avellino ha, però ecco, in determinate partite la sua qualità fa la differenza. Abbiamo detto la settimana scorsa che il gran merito di questo Avellino è comunque il gruppo storico, no? Quello che ha portato a questo campionato attuale e al campionato vincente dell'anno scorso. Sì, Millesi credo che abbia fatto una grandissima partita, si sia fatto trovare pronto, non era facile, perché poi giocare ogni tanto in una partita così difficile, va dato merito soprattutto a lui di essere un grande professionista, di esemplare, da esempio anche un po' a tutta la squadra. E sono contento che abbia dimostrato veramente grande attaccamento. Al di là della prestazione, è un giocatore che ha mostrato, oltre alle qualità che vediamo con l'assist per Galabino, ma proprio un attaccamento, si vedeva nel rincorrere gli avversari, nel sacrificarsi. Quindi ripeto, credo che il grande merito sia soprattutto anche di quei calciatori che tu poi hai citato, anche Biancolino, di Rastelli, un po' il gruppo storico che l'anno scorso hanno vinto, credo sono un po' da traino a tutti quelli che poi sono arrivati e che sicuramente stanno facendo bene, quindi hanno formato veramente un grande mix. Quindi ripeto, io credo che l'Avellino possa sicuramente ambire a qualcosina di più. È pur vero che tutti predicano umiltà, tutti pensano alla salvezza, però è anche pur vero che devi anche crederci per arrivare nei primi otto. Direttore, questo Avellino sta portando alla ribalta tanti gioiellini. Davide Zappacosta ormai in pianta stabile nell'Under 21 di Gigi Di Biagio, Armando Izzo di proprietà del Napoli, ed è inutile nascondere che, insomma, in un futuro più o meno lontano il club di De Laurentiis possa rimettere gli occhi sul centrale dell'Avellino. Lei che è spesso in FIGC, che considerazione c'è di questa squadra a livello nazionale? Mi interessa capire se, insomma, i grandi risultati che Rastelli e la squadra stanno ottenendo poi vanno di pari passo con una certa considerazione anche nei palazzi istituzionali, nelle stanze della federazione. Ma io credo che nei rapporti con la FIGC, credo che
non entra in merito il risultato di una società, perché può darsi pure che una società non riesce a fare risultato tecnico, però ha una considerazione tale. Mi sembra, scusi se sono troppo dettagli, mi sembra che l'Avellino per il momento stia facendo bene sia da quel punto di vista che dall'altro, no? Infatti, ma noi dobbiamo un poco diciamo dividere le due cose. Il lato tecnico mi pare che è sotto gli occhi di tutti, tanto è vero che mi pare qualche oltre Zappacosta c'è qualche altro giocatore che viene visionato dai tecnici delle varie nazionali, quindi sì. Mi pare che stanno seguendo logicamente, ma è un discorso credo a 360 gradi, ma se mi consente la federazione non è che può guardare con simpatia casomai la prima della classe. No, ma io non intendevo dal punto di vista tecnico, intendevo più dal punto di vista anche di piani societari, di organizzazione societaria. Che considerazione c'è intorno alla mi pare che la considerazione è nei livelli alti, ma è un discorso che va fatto generale per tutti quanti, non è che il Lanciano sta sopra e viene visto in un modo, la USAB è ultima e viene visto in un altro modo, cioè questo si può verificare sul piano tecnico. Certamente chi ha una valutazione tecnica che riesce a fare l'inserimento dei giovani, qualche situazione di classifica, perché poi le vittorie sono quelle che contano e danno un certo rilievo, una certa visione, è chiaro che sul piano tecnico hanno una visione diversa, ma credo sul lato gestionale, sul lato organizzativo, credo che la federazione le deve, è un obbligo vederle tutte nello stesso modo. Però, a meno che poi non ci sono delle grosse inadempienze, allora si deve intervenire, però mi pare che al momento, non da qualche anno, nello specifico l'Avellino, mi pare che sta rispettando tutti i parametri possibili e immaginabili, quindi non mi pare che diciamo ai dei nemici. Ecco, proprio prima di andare in pubblicità, due minuti ancora, perché magari in estate si poteva nutrire qualche perplessità sulla società, vista l'uscita di scena della famiglia Iacovacci, si è parlato di altri soci che potevano entrare, poi sono venuti meno. Taccone mi sembra invece stia dando ancora una continuità rispetto agli anni in cui ha fatto benissimo in Lega Pro, anche adesso in Serie B. La squadra sta acquisendo, voglio dire, un riconoscimento credo importante, no? Anche dall'opinione pubblica. Il suo pensiero su questo? Io il pensiero sono senz'altro con la massima stima e il massimo rispetto, tutti i fatti parlano da solo, quindi non mi pare che fino a quando una società non riesce ad avere in senso negativo punti di penalità, deferimenti o mancanze, io credo che sia nella legittimità di dire che le cose stanno a posto, e mi pare che l'Avellino negli ultimi 3 o 4 anni sta mantenendo una linea di correttezza direi quasi esemplare. Sulla questione estive, beh, là sono gioco di parte che ognuno poi a livello societario, io non ho il metodo o il modo per dire chi ha fatto bene e chi ha fatto male. Il gruppo che stava fino a 30 giugno ha fatto un buon lavoro, tanto è vero che ha vinto il campionato. La proprietà attuale, che mi pare che è il 98% del dottor Taccone, sta facendo ancora meglio, sta facendo dei risultati ottimi, perché poi il contesto del calcio qual è il risultato, quindi tutto il resto poi viene in secondo ordine, per cui se riesci a fare degli ottimi risultati, a stare in classifica soprattutto alto, quindi le cose stanno in un certo modo. L'anno scorso la USAB era una regina del campionato, quest'anno le cose stanno andando in modo inverso, un pochettino male, è chiaro che le cose vanno un pochettino sulla criticità delle cose, quindi il giocattolo vero è il risultato, per cui quando poi il risultato va nel senso positivo, anche quelle piccole cose nel senso negativo vengono messe nel dimenticatoio. Va bene, allora noi ci fermiamo un paio di minuti per la pubblicità, torneremo poi con altri spunti da internet, dal web, e analisi, commenti, approfondiremo anche qualche aspetto più prettamente tattico della partita di Brescia, le pagelle, focalizzeremo la nostra attenzione sul prossimo turno, il prossimo avversario, la Juve Stabia di Braia. Questo ed altro nella seconda parte di Un lunedì da Lupi, a tra poco.